E non entra Candreva della Lazio, te lo segnalo a margine, ecco. A molto margine. Adesso segna il volo. Perché avevo detto, sai quelli che fanno? L'avevo detto. Eccolo, guarda, guarda, guarda. Prima è entrato Palazzo. No, peccato. Fuori fallo. Chi sta, chi no, no, di Jovetic è chiaro che credo che la gente lo sa. Prepariamoci. La gente lo sa. La gente sa a casa e che non, diciamo, non in un piazzamento. E non diciamo che Jovetic sarà l'uomo attorno al quale la Fiorentina costruirà le cose, perché se Jovetic dice quello che dice vuol dire che non ha un'idea di... Sì, però io ero limitato dal fatto comunicativo, del fatto che Jovetic, ok, l'anno scorso quando è venuto ai microfoni di Platino un calcio nel dopopartita contro il Chievo, alla fine disse: il futuro non lo decido io, lo dobbiamo decidere insieme. Dopo la partita con il Chievo, chi aveva seguito quella puntata di Platino un calcio nel dopopartita di Fiorentina Chievo già sapeva dell'estate calda, perché poi alla fine la gente, perché se lo mandi e magari gli fai quella domanda in più, capisci certi tipi di cose. Mi stupisco che in una settimana in cui è stato imposto il silenzio, comunque limitaggio di interviste, poi alla fine i siti, i giocatori parlino sempre, i siti del proprio paese. Poi ripeto, se Jovetic dice queste cose, che sogna di rimanere in Italia, e la società non prende provvedimenti, ragazzi, lì la società vuol dire che avvalla quello che ha detto Jovetic, che gli va bene quello che ha detto Jovetic, e Andrea Della Valle è consapevole del fatto che se la Fiorentina arriva terza è un conto, se la Fiorentina non arriva terza, Jovetic ciao. Ma credo che i tifosi della Fiorentina siano i primi adesso di aver capito come va un attimo. Certo, punizione per l'Inter. Bella. Siamo al 20° del secondo tempo. Ammonizione di Ciani. No, non era Conco. No, Conco. Prima ed unica azione dell'Inter nel secondo tempo. Ed è stata l'intelligenza di Nagatomo ad andarsi a prendere questo fallo di punizione, perché sulla scusate, palla non ci arrivava. Da Maurizio, il voto in questo momento alla partita, perché 5 e mezzo secondo tempo. 5 e mezzo. Secondo tempo, ragazzi, non è mai entrata in area. Secondo tempo, il primo tempo sì, perché anche quel rigore dice 12 palle gol. E poi vediamo se è involontario, ma poi lo vediamo. Intanto seguiamo prima della pubblicità questa azione dell'Inter sulla punizione. Cassano, palla dentro, sfila in angolo. Restiamo qui allora, visto, per fare contento Maurizio Zini. Vediamo anche il locale per vedere meglio. Guarin, la conclusione da fuori è stata deviata. Sì, è stata deviata da Candreva. Nettamente. Angolo per l'Inter, adesso vediamo che cosa succede. Innanzitutto chi va a batterlo? Già battuto, già palla persa. No, era angolo. Sì, ma è già angolo, già battuto, no, già palla persa. Angolo corto. Perché più di due passaggi di fila le squadre non le stanno facendo, sono vietate dalla legge. E allora noi, che non è previsto dalla legge, allo 0-0 andiamo in pubblicità. Under. Cui ho assistito, sì, che sono una roba, guarda. Spero quindi che... vedendo Bologna-Lazio di... No, ma io ero andato anche per un altro motivo. Spero che la cena ti abbia messo. Anzi, fu un terzo motivo, il secondo era più divertente. Il terzo era per osservare anche questi campioni, questi fuoriclasse che ha il Bologna. Gilardino, Diamanti, Gabbiadini, Taider. Giovani emergenti, rampanti. Un trionfo, è stato il trionfo del calcio quella partita lì. Com'è questo? Allora, Enzo Bucchioni ha scritto oggi su tutto Mercato Web, se non ricordo male, un editoriale di Mercato fermo con la matita, grazie Cristina, fermo con la matita Michele, un editoriale di Mercato Juventino dove si dice che per Drogba è tutto fatto, Gabbiadini va alla Juventus, caro Vittorio, è suo. No, dico, cioè, voglio dire, se la Juve piglia Gabbiadini vuol dire che siamo in fondo a rascare il barile. Ma sta in tribuna o panchina, cioè meglio di Padoin, dici tu, cioè, Padoin, non parliamo di niente. Uguale, parliamo di niente. Andiamo avanti. Comunque si prospetta un bel giro di attaccanti, perché alla fine poi comunque Matri credo che dalla Juventus sta facendo la differenza, verrà sganciato. No, io ti dico una cosa, che secondo me Matri se non riescono a liberarsene negli ultimi giri di mercato, non vi stupite dello scambio Matri-Pazzini, perché i procuratori sono molto legati, ok, e quindi tra Juve e Milan sapete che i rapporti ci sono nonostante le finte guerre anche a livello di Lega, e quindi lo scambio Matri-Pazzini, non so quale squadra ci può avere un vantaggio. È divertente, lo però... è divertente. Questi giocatori che cambiano casacca ogni 3 o 4 mesi. Dai, Milito, e il prodotto non cambia mai. O come mai?
questi fuori classe, perché cambiano maglia perché evidentemente non sono giocatori. Poi tu sai benissimo che a febbraio poi si ripropone il problema da una parte e dall'altra e devono ritornare a casa e si ricomincia. E allora verranno tutti a casa base qui dal grullo del villaggio, che quando sostiene, come tu giustamente ricordi, che la matematica non è un'opinione, chi non segna? Beh, pochito di nero, nada amor. Infatti io sono una questione anche di annate, via. Sì, certo. È una certo. questione di annate, ora hai ragione Vittorio. Però se come, si pensa... come il Chianti, sì, come San Giovese. Hai ragione, però se si pensa al Sharawi che ha fatto 12 reti, 13 reti, era un mezzo faraone come veniva definito, ed ora è uno degli attaccanti più forti del campionato italiano. E se li merita. Dunque pure, dico, la vita è fatta di opportunità, e fa chi lo sa, forse può darsi a Gabbiadini, che non è il Sharawi, tengo a precisare, però magari dandole l'opportunità possa dire la sua, chi lo sa, la vita è strana. È filosofico, è molto tu sai che Gabbiadini, prego, dimmi, fra virgolette, dimmi, quando è stato il periodo di alta era un giocatore che io ho apprezzato tanto. Certo. Tra Sharawi e Gabbiadini mi sembra che ci sia una cifra tecnica a livello caratteriale un po' diverso, perché hanno ruoli diversi, anche uno gioca esterno secondo punto, e l'altro gioca prima. Però ti dico una cosa, allora, Sharawi ha dimostrato di zittire quelli che pensavano che fosse, come tu dici, un mezzo faraone, con i fatti. Sì.